sistemi locali di welfare e l'immigrazione sono stati i temi della seconda edizione del Festival del Servizio Sociale promosso dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, che si è svolto nel Teatro Politeama di Catanzaro. Una giornata di confronti e dibattiti che ha visto alternarsi sul palco della prestigiosa struttura esperti e rappresentanti dei vari livelli istituzionali provenienti da tutta Italia. Diverse le sessioni di lavoro anticipate dalle introduzioni della Presidente dell'Ordine Regionale, dottoressa Amalia Talarico. Il servizio sociale professionale e la costruzione dei sistemi di welfare è stato il titolo della prima sessione di lavoro che ha visto dibattere tra gli altri l'assessore regionale Federica Roccisano, Laura Brizzi, direttrice dei servizi sociali dell'USL Toscana Nord-Ovest, e Paolo Marchetti, responsabile del servizio sociale aziendale dell'ASL Roma 1. Tanti temi importanti durante questa giornata dedicata al Festival del Sociale, uno in primis, anzi due in primis, immigrazione ma soprattutto accoglienza. La nostra terra, la Calabria, da terra di emigrazione si è trasformata in terra di accoglienza, no? Di tanti popoli differenti. Ci sono tante situazioni esplosive nel nostro territorio regionale, come gestirle? Iniziare ad organizzare chiaramente i centri di prima accoglienza, gli SPRAR, ma nello stesso tempo poi includere realmente questi soggetti all'interno di un'organizzazione, all'interno delle comunità di appartenenza, quindi fare un lavoro istituzionale forte attraverso, diciamo, le associazioni, il terzo settore in collegamento stretto con le istituzioni, affinché l'accoglienza non diventi solo accoglienza ma diventi integrazione vera e propria e quindi un assorbimento nelle culture di riferimento e di culture altre. È un lavoro difficile, complesso, perché chiaramente bisogna coniugare, diciamo, culture e modi di vivere diversi, ma noi meridionali siamo stati per tanti anni emigrati, quindi dovremmo imparare da questa lezione storica grandissima e quindi far sentire molto più a casa le persone che una casa non ce l'hanno più, che non hanno più affetti, che non hanno più una loro storia, e quindi fargli mantenere la propria storia però in una società che accoglie e che solidarizza con il dramma umano che vivono quotidianamente. Oggi sono stati invitati diversi sindaci di comuni che hanno trasformato da problema in risorsa il fenomeno dell'accoglienza e dell'immigrazione. Beh, noi meridionali abbiamo dimostrato di saper accogliere. E questo comunque deve diventare una norma e deve essere sempre più estesa nelle piccole comunità, come ci sarà il sindaco di Riace che, come dire, è a esempio in tutta Europa. È stato capofila. È stato capofila, quindi chiaramente questo per noi è un motivo di orgoglio e altre città e altri paesi dovrebbero seguire lo stesso esempio di Riace, che mi sembra un esempio di, come dicevo prima, di integrazione piena e vera nella comunità. E noi vogliamo, come dire, abbiamo scelto di fare questa giornata che coniuga in sé aspetti, diciamo, del nostro sapere professionale con una sorta di contaminazione artistica, perché anche l'arte è in grado di esprimere i disagi e di esprimere le emarginazioni, ma nello stesso tempo il nostro obiettivo è quello di far diventare il servizio sociale e l'assistente sociale centrale nel sistema dei servizi, ma non per una questione di autoreferenzialità, ma crediamo che questa figura possa costituire un elemento, un valore aggiunto nelle organizzazioni istituzionali e non istituzionali nel momento in cui la sua presenza è organizzata e sistematizzata. Gode della giusta dignità, diciamo, questa figura dell'assistente sociale? Oggi purtroppo no, è un lavoro fatto in silenzio, è un lavoro precarizzato nelle strutture private, è un lavoro in sofferenza in quelle pubbliche perché le risorse sono sempre più esigue e quindi chiaramente non si esprime il potenziale che invece potrebbe avere. E poi soprattutto ci deve essere un'istituzione attenta, capace di valorizzare i finanziamenti in una sistematizzazione anche delle prestazioni. Assessore Roccisano, tanti temi importanti durante questa giornata dedicata al Festival del Sociale, uno in primis l'immigrazione, con presenze importanti peraltro di sindaci che hanno trasformato l'immigrazione da problema in risorsa. Sì, è una giornata secondo me molto importante per la Calabria, anche perché contestualizzata in una fase particolare sia a livello regionale che a livello nazionale. Qua oggi avremo modo di parlare anche della riforma del welfare che abbiamo approvato in giunta qualche settimana fa, che finalmente recepisce anche in Calabria la 328 del 2000, dando automaticamente agli assistenti sociali un ruolo e un riconoscimento all'interno degli uffici di piano. E poi, come giustamente dicevi, ci sono tante tematiche che saranno trattate, tra cui quelle dell'immigrazione. Oggi stesso ci sarà un tavolo convocato in prefettura a Reggio Calabria per la vicenda dei minori stranieri non accompagnati, che è una vicenda sulla quale a livello nazionale si sta cercando di legiferare
per il riconoscimento dei diritti di questi bambini che di fatto affrontano davvero la morte, guardano la morte con i loro occhi per venire in Italia e cercare, come diceva Camilleri in un intervento bellissimo che è stato messo in onda nel teatro, cercano il futuro qui da noi, noi dobbiamo darlo. Gli assistenti sociali lavorano veramente in maniera sinergica con le istituzioni del terzo settore, con gli enti comunali, con gli enti regionali, a sostegno di questi bambini, e anche la loro formazione continua e il loro aggiornamento rispetto alla mediazione, alle tematiche, fanno sì che sono veramente una figura cruciale per il sistema sociale nazionale, ma sicuramente anche per quello calabrese. Ci sono delle situazioni esplosive, vedi Rosarno, vedi San Ferdinando, vedi l'area crotonese. Allora come può proseguire meglio l'integrazione e soprattutto il dialogo tra le comunità differenti? Il dialogo delle comunità differenti penso che sia insito dentro la nostra storia. Noi siamo mediterranei, crocevia di culture, lo definiva Brodel, e per anni questo è stato fatto. La cosa dove noi non dobbiamo veramente mollare la guardia sono gli atteggiamenti di tipo razzisti, la xenofobia, l'emarginazione, e in alcune aree dove, come tu dicevi, l'emergenza c'è e la situazione è quasi esplosiva, devo dire la verità, la Calabria non dimostra quasi mai di avere questi tipi di atteggiamenti. Si sta lavorando, il Dipartimento Immigrazione ha pubblicato tutta una serie di progettazioni insieme con il Ministero, tantissimi FAMI che sono stati approvati, i progetti Inside che noi partiremo a breve anche con l'ultima graduatoria che Italia Lavoro me l'ha comunicata qualche giorno fa, dove sarà consentito ai ragazzi ospiti dei comuni, delle comunità di partecipare a dei tirocini, e poi c'è tutta l'accoglienza data dal volontariato, tutto il supporto dato dal volontariato anche su Rosarno, e non dimentichiamo nei porti, dove queste persone arrivano e che trasformano veramente tutto il sistema del volontariato, gli assistenti, la protezione civile, le ASP che lavorano nei porti, trasformano l'emergenza accoglienza in qualcosa ormai di passato a sistema, in un regime dove veramente il supporto umano è veramente molto, e speriamo cerchi di affievolire quella che è stata la tragedia della traversata. È importante la sua presenza anche per fare una sorta di parallelo, comunque in termini costruttivi, positivi, tra le emergenze, le problematiche che si affrontano in Calabria e quelle esistenti in Toscana. Lei che idea si è fatta? Allora, intanto in Toscana noi stiamo attraversando un momento, lo definirei epocale, nel senso che le aziende si sono fuse, proprio questo è il termine che è stato utilizzato, in quanto da 12 aziende sanitarie ASL siamo passati a 3 aziende sanitarie. Questo è un processo che sta durando circa un anno, è iniziato il 1 gennaio di questo anno 2016 e sta incominciando a dare i primi frutti. La fusione aziendale rappresenta un momento di particolare importanza per la regione in termini di tenuta del bilancio sanitario, in termini di percorsi integrati con il territorio, e è per questo che in regione, oltre ad aver strutturato le aziende sanitarie in 3 macro aree, l'azienda ASL Nord-Ovest, l'azienda Centro e l'azienda Sud-Est che raccolgono le vecchie ASL, la regione toscana con una legge che modifica la legge 40 del 2005 ha definito in maniera ancora più forte quelli che sono gli ambiti territoriali dove viene realizzata l'integrazione sociosanitaria. Nella società italiana ci sono questa nostra figura professionale, questo nostro ruolo è variegato come sono variegati i sistemi di welfare in Italia. Purtroppo in Italia abbiamo 21 sistemi di welfare, quanti sono le regioni, abbiamo regioni come la Calabria dove siamo molto indietro, abbiamo regioni sicuramente più avanzate come può essere la regione toscana che già dagli anni 70 aveva una normativa che regolamentava il servizio sociale professionale. In questo momento è ancora più importante e sono ancora più importanti momenti come questi in una regione come questa, come la Calabria appunto, rimarcare il ruolo del servizio sociale professionale, perché è quella funzione professionale di collegamento specialmente per quanto riguardano tutti i percorsi assistenziali,
quelli dei pazienti anziani, della disabilità, dei pazienti cronico-degenerativi che hanno problematiche di malattie cronico-degenerative, per realizzare veramente quella integrazione tra l'ospedale e il territorio, per far sì anche che i tempi di ospedalizzazione siano ridotti. Riducendo i tempi di ospedalizzazione si riduce la spesa sanitaria, e aumentando il capitale di investimento professionale ed economico sul territorio si danno migliori percorsi di cura anche alla popolazione.